Non solo una settimana di sensibilizzazione, Presidente e Vicepresidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, Franca D'Agostino e Rosa Pestilli, in vista del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, hanno presentato lo spettacolo teatrale L'ultimo velo, che sarà in scena lunedì 21 novembre all'Auditorium Flaiano di Pescara. I dati dopo questa pandemia ci danno eh, dei, un, un incremento eh, di, eh, non solo di molestie e di maltrattamenti, nell'ambito delle mura, molest, delle mura eh, domestiche ma anche di femminicidi e quindi questo, questo spettacolo che è stato fatto dalla Commissione ha lo scopo proprio di sensibilizzare la collettività e nello stesso tempo stiamo cercando di eh, abbinare una raccolta fondi eh, da destinare poi ai centri antiviolenza per i braccialetti elettronici che possono salvare le vite alle, alle donne appunto, che sono oggetto di maltrattamenti e di molestie. Un momento di riflessione, ma anche di sostegno e condivisione, dunque. Regista dell'Ultimo Velo è Davide Cavuti. L'ultimo velo è un Resi dal musicale che vedrà la partecipazione di tre grandi attrici quali Paola Gasman, Deborah Caprioglio e Silvia Siravo. Ci sarà un ensemble musicale che intervallerà questi testi che eh, racconteranno un po' delle donne, i drammi che hanno vissuto, eh, le vicende, le loro storie, per cercare di dare un momento di riflessione tra il pubblico e chi sta sul palcoscenico. Eh, ci sarà una prolusione a cura della professoressa Franca Minnucci e poi un prologo dell'attrice Tiziana Di Tonno. È una serata di, di riflessione, come dicevo, e di... Eh, di monito affinché questi, questi eventi che purtroppo colpiscono le donne non accadano più.